Partiamo da un dato di fatto. Nessuno acquisterà da te se prima non c'è una relazione, se prima non è stato costruito un rapporto. O meglio, c'è una piccolissima fetta di persone che per le ragioni più svariate, di solito si dice che è un quinto di tutte le persone che in qualche modo raggiungiamo attraverso il nostro brand, comprerà immediatamente perché ha bisogno di quello che abbiamo in quel preciso istante, perché tende ad avere un rapporto impulsivo con gli ads che arrivano, con gli annunci, con quello che effettivamente stai offrendo, perché magari effettivamente ne ha bisogno in quell'istante, ma è una fetta minuscola. Tutto il resto delle persone avrà bisogno di tempo per capire se può effettivamente fidarsi di te, per conoscerti, per apprezzarti e quindi per sceglierti. Ora, il podcast o il podcasting è uno degli strumenti in assoluto più preziosi e più efficaci per creare questa relazione. E beh, la ragione è abbastanza semplice, prova a pensare a quale altro strumento ti consente di entrare letteralmente, metaforicamente anzi, nell'orecchio della tua audience per un minimo di 20-30 minuti al giorno, a volte ore e ore a settimana, per chi ama consumare molti podcast, per chi ha una modalità di apprendimento uditiva, perché poi c'è chi naturalmente preferisce i video, chi preferisce leggere, ma quando io leggo qualcosa non posso fare anche qualcos'altro, devo essere lì e leggere. Quando guardo un video devo essere lì e guardare, non posso fare nient'altro. Il podcast è uno strumento che consente a chi lo ascolta di poter fare tante altre cose mentre lo ascolta e questo naturalmente lo rende uno degli strumenti preferiti là fuori per chi ha poco tempo e chi ha bisogno di ottimizzare le risorse a disposizione, praticamente tutti. Un altro aspetto che personalmente amo del podcast è che permette a chi lo crea, di farsi conoscere in maniera dinamica, quindi in maniera un pochino più dinamica rispetto a quella che è la stesura di un testo scritto, senza però necessariamente doversi mettere di fronte a una telecamera che di solito paralizza in molti e soprattutto richiede un pochino più di sperimentazione, un pochino più di tempo per familiarizzarsi con lo strumento, senza contare che richiede trucco, parrucco, luci e quant'altro. Con il podcasting hai bisogno soltanto di un buon microfono e parleremo anche di questo tra pochissimo, ma vediamo quali sono 5 cose che, a mio avviso, devi conoscere assolutamente se vuoi che il tuo podcast funzioni. Anzi, mi piacerebbe affrontarle da un punto di vista di 5 errori, 5 cose che è bene evitare, o perché le ho viste fare e non mi sono piaciute minimamente come utente finale, o perché le ho combinate io e quindi so per certo che sono delle sviste da non sottovalutare. La prima, che devo dire ho visto fare troppo spesso ed è una delle ragioni che mi hanno tenuto anche più lontana dal podcast, dal mondo dei podcast come utente finale, è il fatto di non arrivare al sodo. Tra l'altro, questa è una cosa che ho sperimentato di nuovo proprio qualche giorno fa. Stavo facendo la mia passeggiata quotidiana e stavo ascoltando, avevo il passeggino e stavo ascoltando una puntata di un podcast che avevo scelto. La puntata durava circa 30 minuti e per i primi 18 minuti, perché li ho contati, l'host del podcast non ha fatto altro che parlare di qualcosa che non c'entrava assolutamente nulla con quello che era l'argomento della puntata. Riguardava il restyling della sua casa. Praticamente in 20 minuti ho scoperto qual è il colore delle pareti del suo bagno, che tappeti ha scelto, perché il restyling della casa è stata un'attività particolarmente soddisfacente per lui, dove si trova la sua casa, che cosa c'è fuori dalla finestra, per 18 santissimi minuti. Ora, considera che io in quel momento ero in passeggiata con il passeggino, anzi un passeggino che è un po' strano, perché è una sorta di mix tra un triciclo e un passeggino, quindi non, avevo bisogno di due mani per tenerlo, altrimenti mi andava dappertutto. E mi sono dovuta sorbire, per fortuna in due per, 20 minuti di questa roba prima di arrivare effettivamente alla puntata. Inutile dirti che in realtà alla puntata non ci sono mai arrivata, perché ho chiuso e ho scelto un altro podcast. Il tempo delle persone è prezioso e soltanto perché tu stai proponendo qualcosa di gratuito non significa che debba appunto far perdere tempo alle persone. Anzi, proprio perché è il primo touch point con chi non ti conosce o con chi sta imparando a conoscerti, deve essere assolutamente on point, deve essere qualcosa di prezioso, di utile, di funzionale e di immediatamente fruibile alla tua audience. Chi se ne frega del tuo restyling, se posso essere onesta. Ok.
Il punto numero due, quindi la svista, diciamo così, che ho visto fare troppo spesso e che un pochino ho fatto anche io, all'inizio però con altri progetti in passato, è il fatto di strafare. Fammi spiegare che cosa intendo con strafare. Con Impact Girl Podcast siamo praticamente gli unici nel panorama italiano, almeno per il momento, ad esserci mantenuti costanti da anni, ad aver costruito un'audience importante, grazie ad una puntata che esce, una nuova puntata che esce ogni 2 settimane, non ogni giorno e non ogni settimana. Questo perché? Perché sapevo benissimo quando abbiamo iniziato questo podcast che non sarei mai riuscita a mantenermi costante pubblicando una volta al giorno o pubblicando una volta a settimana, che non è assolutamente sbagliato, purché tu possa essere costante. Quando dai un'occhiata in giro ai podcast, beh, in Italia è più facile perché ce ne sono meno, quindi li noti prima, ma anche fuori, quindi questo è un problema di tutti. Noti un sacco di podcast nati e poi buttati lì. Addirittura non c'è una chiusura, quindi ad un certo punto non sono più stati aggiornati. Oppure, se segui qualche podcast, se ti è capitato, segui qualche podcast che pubblica random. Quindi passano 2 settimane, non pubblicano niente, poi passano 3 giorni e pubblicano qualcosa, poi altri 3 pubblicano qualcosa, poi passa 1 mese e manca completamente la costanza. Ora, non so se sia una caratteristica di chi ascolta i podcast, forse è una caratteristica di tutti noi, ma in particolar modo quando ci affezioniamo a qualcuno online e cominciamo a seguirlo, magari appunto ascoltando il suo podcast, abbiamo bisogno di una sorta di continuità, anche per organizzarci al meglio. Se io so che ogni settimana esce una puntata, io so che ogni settimana esce una puntata, se so che esce una puntata nuova ogni 2 settimane, so che esce ogni 2 settimane, ma questa sorta di routine è importante proprio per coltivare piano piano quella che è la relazione con chi sta dall'altra parte, una relazione che si basa sulla fiducia. La fiducia che se io ti dico che esce una puntata ogni settimana, non sto facendo una mega promessa all'inizio e poi sparisco nel nulla o comincio a saltellare di palo in frasca, la mantengo, ok? Quindi la cosa importante è la costanza. Non importa ogni quanto pubblichi, però fallo con una costanza che sia assolutamente sostenibile per te. Scegli e preferisci la costanza. Quando hai qualche dubbio, pensa ad Impact Girl, il podcast che ha deciso di pubblicare una puntata ogni 2 settimane e non si è mai fermato, tanto che oggi è l'unico podcast in Italia dedicato all'imprenditoria e all'empowerment femminile. Ok, terza svista, che è molto, 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 molto frequente. Quella di non trasformare il tuo podcast in un vero e proprio assetto del tuo ecosistema digitale, un vero e proprio pilastro del tuo ecosistema digitale. Il tuo podcast ha bisogno di diventare, anzi, non deve nemmeno diventarlo, lo è già. È un assetto fondamentale che deve essere incorporato nel tuo sito e nelle tue newsletter. Quindi non buttarlo lì nella piattaforma che hai scelto e aspettarti che sia la piattaforma a promuoverlo, perché non succederà. Aspettare che siano le persone a trovarti, perché potrebbe succedere, ma sarà sempre per caso e quindi sarà assolutamente imprevedibile e incostante. Usa quel podcast per coccolare l'audience che ti segue o quella che vuoi raggiungere, che quindi ti scoprirà strada facendo grazie al podcast, e poi utilizzalo per far crescere la tua lista di email. Quindi attraverso il podcast invita le persone ad iscriversi alla tua lista, ad entrare nel tuo ecosistema. Poi uno dice, vabbè, ma nella mia lista che senso ha entrare se poi comunque il podcast io lo posso ascoltare anche senza esserci dentro? Vero? Allo stesso tempo, quante volte hai bisogno di un promemoria perché le cose da fare sono tante e semplicemente non ti ricordi che è uscita una nuova puntata? Senza contare, ma questo aprirebbe un nuovo capitolo e un tema per una nuova puntata di Impact Girl, quando qualcuno entra nella tua lista non riceve soltanto le risorse che trova fuori, che trova anche fuori come un podcast, ma molto altro. Ma questo per un'altra puntata. In ogni caso, quello che voglio tu ti ricorda è che il tuo podcast deve diventare un assetto integrato al tuo sito web. Promuovilo attivamente, non aspettare che sia la piattaforma a farlo per te. Quarta svista, cercare di avere tutto perfetto prima di cominciare da un punto di vista puramente tecnico, ok? Non è necessario, soprattutto nel mondo del podcasting, laddove a livello video naturalmente ci vuole un pochino più di attenzione perché hai bisogno di luce, hai bisogno di una qualità del video di un certo tipo e ormai
la quantità di contenuti là fuori è notevole, per cui chiaramente c'è il desiderio di spiccare anche in termini di qualità. Quando si parla di podcasting, l'unico aspetto che ti interessa garantire a livello qualitativo al 100% è l'aspetto dell'audio. L'audio deve essere, non dico perfetto, ma quasi. Ora, anche quando si parla di microfoni, ce ne sono di veramente costosi là fuori, ma non è necessario partire da lì per garantire un podcast di buona qualità. Nella descrizione del video che accompagna questo podcast, nel mio canale YouTube, ti farò trovare un microfono che puoi decidere di acquistare se ancora non ne hai uno buono per iniziare ufficialmente il tuo primo podcast o per proseguire con le tue puntate. Ho un altro spunto per far funzionare il tuo podcast o aiutarti a creartene uno, se ci stai pensando. Prima però ti ricordo che se lasci una recensione al podcast di Impact Girl su iTunes, su Spotify, o sulla tua piattaforma podcast preferita, anche su YouTube, se stai guardando questo video da YouTube, e poi ci mandi uno screenshot, un'immagine di questa recensione, la mandi a team@beats-academy.it, avrai la possibilità di ricevere gratuitamente un corso avanzato sul posizionamento efficace per farti scegliere senza esitazione, anche se la tua nicchia è super affollata e anche se ci sono altre 1000 persone che sembrano fare esattamente quello che stai facendo tu. Solo però se ci condividi lo screenshot della recensione che hai lasciato sulla puntata di Impact Girl. Ora, la quinta cosa che assolutamente dobbiamo parcheggiare è l'aspettarci risultati immediati. Questo perché? Perché il podcasting, come molti altre forme di creazione di contenuti online, è un gioco a lungo termine. Quindi, anche se non vedi un'attrazione immediata nel primo mese o nei primi mesi, non ti scoraggiare, continua a promuoverlo e soprattutto continua a mantenerti costante e vedrai che le cose cominciano a muoversi realmente. È tutto per questo appuntamento di Impact Girl, noi come sempre ci vediamo alla prossima puntata. Questo è tutto per la puntata di oggi. Se ti è stata utile, condividila con altre imprenditrici. E se cerchi altre risorse pratiche per far crescere la tua attività, vola al sito beats-academy.it/podcast e iscriviti per ricevere spunti pratici per far crescere il tuo business che condivido solo via mail. Fino alla prossima puntata, metticela tutta e ricorda che qui facciamo sempre il tifo per te. Io sono Cecilia Sardeo e questo è Impact Girl.